dirigida en 1948 por Goffredo Alessandrini y premiada en el Festival de Venecia, El judío errante es una singular y extraña película, libre adaptación de una novela escrita en el siglo XIX por el escritor francés Eugène Sue, que recoge la leyenda del hebreo errante, aquel personaje bíblico que ofendió a Jesucristo en su Calvario y al que el Mesías lanzó una maldición que simboliza las múltiples persecuciones que a lo largo de su historia han sufrido los judíos. En el guión y los diálogos participaron nada menos que una docena de personas, entre ellas el propio Alessandrini, pero también personalidades como Steno, Federico Fellini, Mario Monicelli, Antón Giulio Majano, entre otros. Algunos de ellos, por cierto, no figuran en los títulos de crédito. La historia empieza en los años 30 en un gueto judío en Alemania, contada por el judío errante que, después de recordar la leyenda del Gólgota, se reencarna en los años 40 en el papel de un adinerado judío, egoísta y poco solidario con los suyos, que ante la ignominia de la persecución nazi termina convirtiéndose en héroe, sacrificándose a modo de necesaria redención. Su intérprete principal es el gran actor italiano Vittorio Gassman, en el papel del judío errante, Matteo Blumenthal, que en la primera parte acentúa con exceso la teatralidad de su interpretación, mientras que su personaje evoluciona en la segunda mitad, aportando toda una gama de matices a sus sentimientos. Gassman rodó esta película en 1947, inmediatamente después de Las aventuras de Pinocho, un momento de su carrera en el que el cine le reservó sobre todo papeles de villano y en que el actor no escondía su preferencia por el teatro. Sin embargo, de las películas de esa época, El judío errante es una de las que Gassman prefería y siempre recordaba su excelente relación con Alessandrini por su tacto en la dirección de actores y cuyo talento no dudaba en comparar con el de Dino Risi. La puesta en escena de Alessandrini es rigurosa y alcanza momentos brillantes en las secuencias en el campo de concentración y en la emocionante huida y rebelión de los presos. Recordemos que Goffredo Alessandrini, que estuvo casado con Anna Magnani, había sido ayudante de dirección de Alessandro Blasetti y había trabajado en Hollywood doblando películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. A su regreso a Italia en los años 30, hizo numerosas películas, llegando a ser un cineasta casi oficial del régimen fascista, lo que no le impidió reanudar su actividad después de la guerra. Non vedete che siete nel ghetto? Via, via! Su, via! Spara qua, ebreo, fu! Via lei, ragazzo, via! Ho camminato tanto per trovarvi. Vengo da così lontano. Penso a voi da anni come ad un faro di salvezza, come all'unica persona che possa aiutarmi. Dovete salvarmi. Salvarvi? Perché? Cosa posso fare per voi? Voi dovete salvarmi. Lo potete. Ricorrete.
a tutta la vostra scienza. Ma voglio perdere la memoria. Non posso. Non posso più resistere. Voglio dimenticare, dimenticare l'interminabile tortura del mio dolore. Vorrei aiutarvi, ma con tutta la mia scienza non posso soccorrervi. Voi chiedete un miracolo e i miracoli li fa solo Dio. Via, calmatevi. Ora avete bisogno di un po' di riposo. Rimanete qui stanotte. Riposare non è di riposo fisico che ho bisogno, ma di calmare una sete qui che mi tortura da secoli. Fermatevi. A che serve? Voi non mi credete. Non volete far nulla per aiutarmi. Che cosa potrei fare per voi? Forse avete ragione. Anche voi siete soltanto un uomo. E voi? Oh. Sono veramente spiacente di non aver potuto far nulla. Volete che vi accompagni? No, grazie. Conosco già la strada. Chiamato subito gente. Non l'abbiamo toccato perché prima deve venire la polizia. Chissà chi sarà. Ho detto loro di non muoverlo prima che la polizia abbia fatto un sopralluogo. È il vecchio di questa notte. Voltatelo. Sì, voltiamolo. Ma non è affatto un vecchio, avrà sì e no 30 anni. Ma sarà successo? Vabbè, è strano. È strano. Già. Però gli abiti sono gli stessi. Insomma, portatelo su da me. Forse è solo svenuto. Portatelo su. Non è possibile. Eppure i vostri occhi li riconosco bene, sì. Sono quelli del vecchio che è venuto da me questa notte. Ci credete adesso ai miracoli? A che cosa vi serve la vostra scienza? E anche queste sono le vostre parole di questa notte. Mi credete adesso? Non so. Non so, ma nei vostri occhi non c'è la follia. C'è un grande, un immenso dolore. Questo c'è. È il dolore di un uomo che sconta una colpa da secoli e secoli. O che non può liberarsi di un rimorso, forse. Sì,
È un rimorso. Ed è una pena troppo dura, troppo lunga. Ed io voglio liberarmene. Ecco, io posso aiutarvi. In un solo modo, ascoltandovi, raccontate tutto. Forse da troppo tempo non vi confidate con nessuno. Dite, indovina. Da troppo tempo? Io sono solo, da 2000 anni. Io non vedo che ombre intorno a me. Forse anch'io sono un'ombra. In mezzo a gente che vive, che può morire quando non ha più la forza di vivere. Raccontatemi tutto senza timore. Parlate liberamente. Oh, io non temo più nemmeno la vostra incredulità. Vedo bene che non mi credete più pazzo. Ascoltatemi fino alla fine. E la storia dell'ebreo errante non sarà più una leggenda per voi. Sì, bevete un po' di cognac, vi farà bene. Vi ascolto. 20 secoli fa, a Gerusalemme... Argento fino intarsiato in oro, viene dalla Persia. Un pezzo meraviglioso degno soltanto di una casa come la tua. Vuoi troppo? Troppo? Signore, che cos'è per te la piccola somma che ti chiedo? Guarda che meraviglia ti offro. Ci ha scacciati dalle gradinate del tempio. Affrustate, ci ha scacciati. È un'infamia. Noi badavamo tranquilli ai nostri affari. Matteo, quel pazzo provocherà la nostra conferenza. Dal governatore romano. No! Nessun aiuto dagli stranieri. Sono loro che proteggono il Nazareno. La colpa è di chi segue quel fanatico, di chi gli crede. E gli predica il perdono, l'amore del prossimo, la sottomissione. Ah. E i romani ridono. Fa il loro gioco, ribadisce le nostre catene. I romani ci riducono alla schiavitù e sono ben contenti che un falso profeta ci esorti a non ribellarci. È vero, Gesù tradisce il nostro popolo. Eccoli i nostri nemici. Giustizia! Giustizia! È vero, Matteo. Gesù di Nazareth tradisce la nostra gente. Semina la discordia fra di noi, a tutto vantaggio di costoro che ci opprimono, che ci battono. Guardatevi. Ma se questo Gesù fosse davvero il Messia? Il Messia? Il figlio di un miserabile falegname che promette a tutti gli straccioni della Palestina il regno dei cieli mentre strappa a noi il glorioso regno di Giuda? No! Vero Messia sarà colui che sgominerà col ferro e col fuoco i nostri oppressori. Non è con l'amore del prossimo che si governa un paese. Ci vuole la potenza, ci vuole la forza. Hai ragione, Matteo. Eccoli là i seguaci di Cristo che ci hanno scacciati dal tempio. Osano venire fra noi. Branco di pecore. Addosso! Traditori! Rinnegati! Matteo! Matteo, tuo figlio Davide! Che c'è fatto? L'ha morsicato una vipera! Corri! Che ha detto? Una vipera! Muore, capisci? Tu, imbroglione, che fai? È mio figlio. Che hai fatto per lui? Tutto quello che un uomo può fare. Devi guarirlo. Ti darò tutto quello che vuoi. Solo un miracolo può salvarlo. Un miracolo? Matteo, c'è un uomo in Gerusalemme che ridà la vista ai ciechi, che risuscita i morti. È Gesù che può salvare nostro figlio. È Gesù che può fare il miracolo. Taci! Quell'impostore è il nemico della nostra gente. È la causa di tutti i nostri mali. Non è vero. Va a correre da lui, implora il suo aiuto. Ma tu sei pazza! Ebbene, andrò io da lui, mi getterò ai suoi piedi. Sara, non andare! O guai a te.
Fermati! Lasciami! Stammi lasciami. Bene a sentire, tu! Quel ciarlatano ha stregato anche te, ti ha avvelenato il cuore. È il tuo cuore che è avvelenato, dall'orgoglio. Bada, Matteo, se tuo figlio muore sarà colpa tua. Sta zitta! E se lui muore è finita, capisci? Solo lui ci tiene uniti. Anche gli schiavi si ribellano, ma io non sono la tua schiava. Tu non sei capace di amare. C'è soltanto superbia, disprezzo, odio in te per tutti. Sì, sei tu, tu, ad uccidere tuo figlio. Sara... Cammina! Il mio cammino è breve ormai, ma tu camminerai nei secoli dei secoli finché la verità non sarà discesa in te. Cammina, via! Cominciai ad essere ossessionato da quelle strane parole. Mio figlio era morto. Mia moglie mi aveva abbandonato per seguire la nuova religione. Nessun affetto mi legava ormai agli uomini. La morte era entrata nella mia casa. E dalla morte mi lasciai tentare.
potevo morire. Camminavo come sospinto da una mano invisibile. Lasciai le orme dei miei passi sulle terre più aride e ostili di ogni continente, sulle steppe brulle, fredde, spente, senza confini, sulla sabbia dei deserti arsi dal sole, sulle spiagge solitarie dove il mare cancellava dietro di me le tracce del mio cammino, sulla polvere di tutte le strade, a volte ricco, a volte povero, ma la ricchezza non mi aiutava. Non mi aiutava la povertà. Dovunque mi scacciavano come un cane, come il mio popolo che avevo ripudiato. Ma le sue sventure non mi colpivano. Io non potevo amare nessuno e camminai ancora. Vidi ogni angolo della terra, conobbi gente d'ogni paese, ma solo, sempre solo, solo. Può esserci condanna più terribile? Un camminare senza fine. La giovinezza che ogni volta ritorna senza riportarmi la speranza e la vecchiaia che ogni volta ritorna senza il sollievo della morte. Forse voi siete il nemico di voi stesso, figliuolo. Voi non vi sentite uomo fra gli uomini. Voi non li amate. E come potrei amarli se nessuno è simile a me? E cercate di sentirvi uomo fra gli uomini. Di condividere le loro speranze, le loro ansie, di soffrire delle loro angosce, dei loro dolori, e allora forse troverete la pace che invocate. E amerete la vita. Amerei la morte, se la morte non fuggisse innanzi alla mia ombra. No, non c'è più speranza per me, per l'eternità. E allora tanto vale che questa vita, che io non posso distruggere in me, io la goda, no? Con qualunque mezzo. Io vivrò impassibile, in un mondo di pavidi ed increduli, in mezzo all'odio universale degli uomini, in mezzo ai delitti, alle guerre, ai massacri. Io vivrò impassibile e riderò di loro. Ascolta, straniero, c'è un miracolo in cui io credo, la fratellanza umana. Ma in questo miracolo non credo io. Quella salvezza che né voi né nessuno può. Quella salvezza la troverai in te stesso, ma solo attraverso l'amore per tutti gli uomini. Che Dio ti accompagni e non ti abbandoni. Non dubitare. Non mi abbandona. Mai. Che soffre. Non puoi far niente per lui. Forse nessun uomo può aiutarlo. La stessa scienza umana non può far nulla. Tutti aspettate da me una parola di speranza. Forse la stessa che aspettavano migliaia e migliaia di fratelli nostri a Varsavia, a Lodz, in tutti i paesi dai quali furono strappati. Oggi, mentre gli aguzzini del nostro popolo e di tutti gli uomini liberi stanno per giungere qui, dove la libertà è una religione, dobbiamo stringerci insieme più che mai. Per salvare la nostra dignità umana. Dobbiamo aiutarci
proteggerci a vicenda. Aiutarci, proteggerci a vicenda? Ma come? Siamo tutti poveri, signor Rabbino. Come possiamo aiutarli? Per fuggire ci vuole del denaro, molto denaro. E chi ce lo dà? Chi aveva dei mezzi se n'è già andato. No, qualcuno che ha mezzi è rimasto qui. Di chi vuoi parlare? Del più ricco di tutti, di Matteo Blumenthal, l'uomo che spende milioni per una festa da ballo. Ma che non ha mai mosso un dito per aiutare un fratello. È capace soltanto di coprire di brillanti quella donna che si vede sempre con lui. Non ci interessa questo. L'importante è che ci aiuti. Forse Blumenthal non ignora del tutto il mio nome. Se siete d'accordo con me, andrò io a parlargli. Mi riceverà. Professor Epstein, voi ci esponete ad un terribile pericolo. I tedeschi tengono troppo alle vostre ricerche scientifiche. Certo, il vostro nome è in testa ai loro elenchi. Voi dovete lasciare subito Parigi. Se oggi sono in Francia e se sono libero, lo devo unicamente alla bontà di questi nostri fratelli. Dio benedica il vostro tentativo. Andrò stasera stessa. Vengo con te, zio. Sì. Smuovetegli il cuore. È un ebreo anche lui. Non può dimenticare i fratelli. Ditegli quello che abbiamo sofferto. Milioni di fratelli sono stati uccisi. Sono tua sorella. Lasciami venire con te. No, resta, cara. Ho bisogno di saperti qui, al sicuro. Dio ti accompagni. Se non riesce lui... Speriamo che riesca. Ci penseremo noi. Ma è un uomo abile. In attesa sentiamo le ultime. Ah, sì. Ragazzi, venite qui. Una battaglia di estrema violenza è in corso nella foresta di Compiègne. Il nemico, impiegando preponderanti forze con attacchi aerei, sta cercando di spezzare il nostro schieramento difensivo con l'intento di aprirsi un varco in direzione della capitale. Ma le nostre valorose truppe, memori della Marna e sorrette dalla convinzione che le sorti della patria sono decisamente in gioco, si oppongono eroicamente all'irruenza nemica, sbarrando saldamente la via di Parigi. Impegnate in una lotta accanita e non risparmiando sacrifici. Frattanto, il chiudete quella radio. Sì, signore. Ha controllato le disposizioni già prese. Invitiamo tutti coloro i quali... Signor Blumenthal, perché non ascoltare la radio? E perché ascoltarla? Forse che le cose cambiano. Ha ragione, dopo tutto. Hans, i liquori. Un liquore, signore? No, grazie. Non bevete, Deschamps? È il vostro Cointreau preferito. No, non bevo, signor Blumenthal. Ma io mi domando perché... Perché vi ho riuniti qui a uno dei miei pranzi. Quando le circostanze, in apparenza, stonano col desiderio di passare un'allegra e buona serata, vero? In apparenza? Sì, in apparenza, perché niente impedisce a voi e a me di continuare a curare i nostri interessi comuni. Nemmeno i tedeschi ce lo impediranno. Ma la che fa? La Gestapo lascerà in pace chi si occuperà dei fatti propri. Come se niente fosse successo, vero? Sì, come se niente fosse successo. Oh. È il momento di parlarci chiaro. Io vi ho riuniti per questo. Dipende soltanto da noi. Rovinarci... O mantenere il giro dei nostri interessi, anzi allargarlo e migliorarlo. Ebbene, qualunque cosa accada, coi tedeschi o no, a Parigi io rimango e voi farete altrettanto. Perché altrimenti penserò io a farvela pagare. Me ne infischio delle vostre minacce e dei vostri ricatti. Io darei fin l'ultimo soldo purché i Boss fossero ancora lontani da Parigi. Ma credete dunque che soltanto il denaro importi a questo mondo? E il vostro cinismo mi fa schifo, schifo. Ma non è finita, sapete. Anche se i boss entreranno a Parigi, anche se arriveranno fino a Marsiglia. E guai a voi, guai agli uomini del vostro stampo il giorno in cui... Vorrete una lezione? Io non so. Oh, che succede? Che accade? Hanno bombardato. Strano, non c'è stato l'allarme. No, non ho sentito. Hans, per carità, la luce. Ma che cos'è che brucia laggiù in fondo? Cosa sono, degli incendi? Signori, non è niente. Sono i francesi che fanno saltare i depositi di nafta. Ah, già, è vero. Il nostro amico Hans ha ragione. Infatti siamo noi che facciamo saltare i depositi di nafta. È un affare mancato per voi, signor Blumenthal. Non potrete più consegnare la nafta francese ai soldati tedeschi.
Uscite. No, non ce n'era bisogno. Credevate che volessi restare un minuto di più qua dentro? E voi altri che aspettate? Ma non siete francesi anche voi? Oh. Ma sì, che cosa aspettate? Fuori! Fuori dai piedi! Siete un branco di falliti e non vale la pena d'aiutarvi! Fuori, ho detto! Ma insomma, dopo tutto, chi li credi di essere? Chi credo di essere? Hans, accompagna i signori alla porta. Non vale proprio la pena mostrare il tuo risentimento a quella gente. Perché risentimento? Volete che vi chiami in apertura? Boulevard Raspail è lontano. Perché dovrei andare in Boulevard Raspail? Non abitate forse lì? Siete un maggiordomo perfetto. Ah, dovere professionale. Sapete anche il mio numero di telefono? Naturalmente. Siete un amico del signor Blumenthal. Non sono più amico del signor Blumenthal. Cosa c'è, Matteo? In fondo, è un piccolo uomo quel Deschamps, un invidioso. Questo significa forse che mi consideri un grand'uomo? Pronto, sono io. Prendete questo indirizzo. Jacques Deschamps, Boulevard Raspail 28. Esatto. Stanotte stessa. Intesi. Vuoi vedere che è Deschamps che ritorna? Non credo. Deve essere ricco. Il padrone. Chi è? Il professor Epstein insiste per parlarmi. Il professor Epstein? Chi? Ah, già. Aspettami qui. Chi è? Epstein. Il celebre professor Epstein. Occorre sapere dove si rifugia. Professor Epstein, è lontana Francoforte, vero? Così siete voi, Matteo Blumenthal. Esatto. Credo allora che la mia visita sia del tutto inutile. Dipende dallo scopo che aveva. L'ideale di vita che avete realizzato non ammette di solito l'amore per il prossimo. Ma zio, forse il signor Blumenthal desidera parlarti da solo. Ve ne sarei grato. Prego, accomodatevi. Prego. Dunque, professore. Sono 5 anni che non ci vediamo. Io ho mantenuto la mia promessa. La mia salvezza l'ho trovata in me. Soltanto in me. Lo conoscevate? Prego, restate seduta. Del denaro? È tutto qui? Non c'è dunque un barlume di pietà nel vostro cuore. Insomma, professore, vi prego, non perdiamo più tempo. Volete questo denaro, sì o no? Vi faccio un assegno. A vostro nome? Sì. Dove abitate, professore? Alla comunità ebraica. Siete ebrei, vero? Sì. Profughi a Parigi? Sì. Dove siete rifugiati? In un posto molto diverso da questo, signora. Cosa volete dire? Esther, ringrazia
il signor Blumenthal, anche se egli ha aiutato il suo popolo come si aiuta un mendicante importuno. Il mio popolo? Io sono solo. Se è così, rifiutiamo. Ecco una frase sensata. Già. Un uomo che da feste non sa che cosa sia la sofferenza o ne ha perduto il ricordo. Allora è vero quello che dicono. Siete un uomo senza cuore. Ho fatto male ad insistere per venire qui. Matteo! Lascia stare, Elena. Forse la signorina ha ragione. Esther, andiamo. Andiamo, cara. Buonasera. Guarda cosa ha dimenticato. Il vostro guanto. Sì che voi avete insistito per rivedermi. Avevate fiducia in me. Lasciatemi. Di, Matteo, se non sbaglio, ti ha fatto effetto la piccola ebrea, eh? Lasciami in pace. Per chi sfilano? Per le strade deserte. Dietro ogni finestra c'è un francese che guarda e che impara. Orgogliosa d'essere tedesca. Lo sapevi? Facile capirlo. Non mi temevo. Oh no. Tu mi divertivi, anzi, con le tue arie di mistero. Non è questo. Tu sapevi che non hai nulla da temere da me, e neanche da loro. Finché ti sarò vicino. I conquistatori, tutti uguali, credono di stampare le loro orme nella pietra e non si accorgono di camminare sulla sabbia. Passa un po' di tempo poi. È arrivato il rabbino, ragazzi. Arriva il rabbino. Dov'è? Il rabbino. Buongiorno. Buongiorno, figliuoli. Buongiorno. Cosa dice? Abbiamo sperato invano, fratelli. È inutile fare affidamento sull'aiuto di Matteo Blumenthal. Questo qui non è che un pezzo di carta. Tutti conoscono Matteo Blumenthal, ma le banche sono chiuse e non c'è chi voglia pagarcelo. Non ti sei fatto sempre un vanto ad essere un conquistatore? E adesso parli come il povero Deschamps. È stato arrestato, non lo sai? Sei stata tu, vero? Credevi di farmi un piacere? Ma no, io non c'entro. Io non ho fatto che pensare a te. Aspetta, aspetta. Ecco, da oggi ti chiami La Roche. Così il tuo vero nome sarà dimenticato anche da chi lo conosce. Nessuno ti disturberà. Potrai circolare anche di notte in tutta la Francia occupata. Chi ha denunciato Deschamps? Non lo guardi neppure. Ma non sai... Non sai che c'è della gente che pagherebbe milioni, anche miliardi, per un pezzo di carta come quello. Il tuo amico Epstein, per esempio. Sì. Che vuoi fare, Epstein? Ma... Sai, Epstein sta molto a cuore ai miei amici, e allora... Matteo! Matteo, ascoltami, dove vai? Preferisci quella piccola, sporca ebrea a me? Zitto! Matteo! Niente drammi personali. Da questo momento non c'è che obbedire agli ordini. Vestitevi presto, c'è già la macchina che vi aspetta giù. Abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarci a vicenda. Ora non ci resta che affidarci a Dio. Prima di disperderci, recitiamo ancora una volta una preghiera. Il Kaddish per tutti i nostri fratelli morti. Vilgadal vilgadash merabat, vegal madi berah irgute, beyaplik malkude, vechayetar, vechayetar,
Guardate chi c'è qui, Matteo Blumenthal. Come osi venire fra di noi? Sì, sono Matteo Blumenthal. Che cosa volete da me? Che cosa vuoi tu in mezzo a noi? Non ti basta di averci beffato fingendo d'aiutarci? Lo sapevi che le banche erano chiuse, no? Non lo sapevo. Vi do la mia parola d'onore che non lo sapevo. Professor Epstein, sono venuto per voi. La Gestapo sa che siete qui, dovete fuggire immediatamente. I tedeschi stanno arrivando! È lui che li ha guidati fin qua! Fratelli! Non è lui! I tedeschi! I tedeschi! Faccia il muro! Tutti! Presto! Vogliono farci l'onore di scendere, quei signori? Tu sei il loro pastore, vero? Sì. Che cosa volete fare della mia gente? Non ti preoccupare, penseremo noi alle tue pecore. Voi altri, da quella parte! Andatelo via! Via! E quel signore lassù? Scenda, scenda! Lui non c'entra, io lo conosco. Non basta. Chiedetegli lascia passare. Avete il lascia passare. Tutto in perfetta regola, Monsieur Laroche. Se tu denunzi Epstein, non mi vedi più. Signorina, vogliamo cercare questo professore? Sì. Darcy? Vuoi Darcy? Vuoi Darcy? Siete sorda voi? Informatrice questa mattina ha perso la memoria. Dico bene, professor Epstein? Andiamo via!
cosa volete fare di lui? Non è cosa che riguarda voi, monsieur La Roche. Rispondete. Vi faccio osservare che non parlate più al vostro maggiordomo. La vostra mascherata non mi interessa. Prima era una mascherata, monsieur La Roche. Insomma, rispondete, cosa volete fare di lui? La sorte di questa gente non ha nulla in comune con la vostra. Il grande Reich sa apprezzare la vostra collaborazione, forse involontaria, ma efficace. Siamo d'accordo, monsieur La Roche? Non mi chiamo La Roche. Io sono uno di loro. Sono Matteo Blumenthal. Meglio, cammina allora! Via! Fuori tutti! Alle raus! Alle raus! Schmeißt sie alle raus! Fuori! Fuori tutti! Viaggio, professore. Siete troppo gentile. Vi ringrazio. Monsieur Blumenthal, mi dispiace veramente, ma il grande Reich vuole questo. Il vostro ex maggiordomo può fare qualche cosa per voi? Sì, forse una cosa. Non mi chiederete un vagone letto, no? No, non c'è pericolo. Ma visto che devo andare a star male, se per voi è la stessa cosa, sceglierei l'altro vagone, sì? Sì. Va bene. Grazie. Andiamo. Dammi la mia razione. Sì, va. Ti prego. No, non basta. Come stai? Io sto bene, grazie. Thank you.
perdonate i nostri sospetti. Oh, ormai non vale parlare. Sì, lo so, ma voi avete ridato coraggio a tutti. Tutti ora vi ammirano perché avete osato sfidarli. E sapranno resistere meglio. Guarderanno voi nei momenti peggiori. E voi? Io. Anche voi guarderete me nei momenti peggiori? Sì. Vorrei che me lo prometteste. Sì, ve lo prometto. Continuate. 95, 86, 32. 66, 31, 42. Come ti chiami? Davide. 45, 54. Davide. E cosa facevi? Il pittore. Ah, 31. Artista, 46, cultore della bellezza. Beh, anch'io 10, 6, a mio 4. Modo. Qui non ce n'è davvero bellezza da coltivare. Ma quando c'è, 90, la vedo subito. 31. Mi capisci? 15, 25, 26. Presto, andiamo, ragazzi, su! Cosa aspettate? Vi ci vuole il maggiordomo? A terra, a terra! Giù, a terra! Sdraiatevi bene! Prendetevi, allunga le gambe! Giù, bestia! Falco! E sdrai! Bestia! Giù! Silenzio! Avrete i letti quando ve li sarete fabbricati con le vostre sporche mani. Silenzio! 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, presente. 1339, 1340. Sono qui. 1140. Ma dov'è il tuo 1340? È malato in branda. Voi due, andate a prenderlo e portatelo qui. 1341. Presente. 1342. Presente. 1343. Presente. 1344. Presente. 1345. Presente. 1346. Presente. 1347. Presente. Ma insomma, viene o no? Questo maledetto 1340. 1349. Presente. Qui due là. Cosa ci vuole?
Scottish Abyssal von Wasserbeck. Beckdam. Plus Aufsteiger. Aufsteiger into the north. Aufsteiger. Auf Platz, du hast dich trinken und... Aufsteiger. Aufsteiger. Auf, verdammt, Dämon. Los, 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 da. Los, los. Los, los, los. Non ne posso più, Matteo. Ancora qualche giorno così e impazzisco. Sta calmo. Non c'è niente da fare. Per adesso. Alte man van, anda. Bring die Leiche weg, bevor es stinkt. Los! Ich hab gesagt, du sollst weiter schweigen, du! Vorwärts mit euch beiden! Los, hab ich gesagt! Bewege dich, Schwein! Los, geh weiter! Feind, du! Da, du Dreckschwein! Du Jude! Los, an die Arbeit! Ihr sollt anfangen zu arbeiten da! È giusto. Cosa vuoi tu? Aveva sete, poi. Ma che sete, sete! E voi cosa state lì a guardare? Tu che fai lì impallato? Attacca, stupido! Ehi, lassù! Comandi! Metti in moto! Va bene! Dottor Schuster. Schuster? Hört mich. Sono venuto a vedere i vostri interessanti esperimenti. Sì, cerca di fare il meglio. Allora vogliamo andare al laboratorio? Signor ispettore, si accomodi. Ed Epstein accetta? Il dottor Schuster garantisce il risultato. No, grazie. Credo di essere stato abbastanza convincente. In ogni caso abbiamo metodi molto convincenti. Sa di che si tratta? Sì, pressa poco. Marsch, vorwärts! Lavora tu! Può entrare. Eintreten lassen. Jawohl. Kommen Sie. Gefangener Nummer 10284. Sì, il numero 10284. Ma anche il professor Epstein. Il già famoso professor Epstein. Voi sapete quello che ci aspettiamo da voi, professor Epstein. No, non... Non ricordate la nostra amichevole conversazione? Ah, sì? Ma non fu definito il soggetto delle ricerche che io dovrei fare. Io non so ancora che cosa si voglia da me.
Volete per favore chiarirmi le vostre proposte? Professor Epstein, la scienza deve tendere solo a due scopi in tempo di guerra: a sopprimere più in fretta e con più umanità i nostri nemici, ma anche e soprattutto a salvare il maggior numero di uomini combattenti. È in questo senso che voi potrete collaborare con noi. Che dovrei fare? Il signor ispettore è venuto apposta da Berlino per assistere alla ripresa delle vostre note esperienze. Questo dovrebbe lusingarvi, professor Epstein. Nell'ultima relazione da voi tenuta al congresso di Lipsia nel 1932, dichiaraste di essere a buon punto nelle vostre ricerche sulla localizzazione dei centri motori del cervello. E parlaste di una difficoltà insormontabile, la necessità di operare su cervelli umani perfettamente sani, cioè vivi. Ebbene? Ebbene, qui questa difficoltà non esiste, professore. Le cavie da esperimenti sarebbero i miei compagni. Milioni di uomini muoiono in ogni angolo del mondo. La vita umana non ha più nessun valore. Che cosa conta la vita di qualche decina di deportati di fronte al risultato scientifico che potreste ottenere? Allora, professor Epstein, accettate? No. Avete detto no? No. Volete distruggere il mondo per dominarlo? E io vi dico invece che state distruggendo voi stessi! Voi non siete più degli uomini. La vita umana non ha più valore. Voi sconterete questa bestemmia con la vostra stessa vita! Perché Dio non permetterà una simile infamia, signori! Basta! Adopereremo altri metodi per convincervi! È inutile, non servirebbe. Grazie! Silenzio, insolente, disgraziato! Dottor Schuster! Non è mia abitudine muovermi da Berlino senza tangibili risultati. Comandante, voi sapete meglio di me come regolarvi in questi casi. Il regolamento parla chiaro. Dottor Schuster, portate fuori quest'uomo. Va bene, comandante. È insolente, ma dovrete scontarla! Conoscete questa ragazza? Sì. L'ho conosciuta in viaggio. Basta, vieni. Vieni, questo uomo per te. Ognuno di voi fosse presente a questa cerimonia. Ora esigo e pretendo, con la consueta inflessibilità, che ciascuno di voi tenga bene gli occhi aperti su questa esecuzione, perché resti impressa nella vostra memoria in ogni particolare. I capi baracca sono tenuti ad assicurarsi che questo mio ordine venga rispettato e li ritengo responsabili della minima infrazione alla predetta disposizione. Tutti dovranno rendersi esattamente conto di come i traditori del Grande Reich vengano e verranno sempre colpiti. No, grazie. Capo Baracca, procedete! Fratelli, io muoio per la giusta causa! Oh, amatevi sempre! Sta zitto, Brett!
faremo. Ce ne andremo da questo inferno. Andarcene, ma com'è possibile? Se usciamo dal campo siamo salvi. I partigiani polacchi combattono a 50 chilometri da qui. Uscire dal campo? Si prepara qualcosa per sabato alla cava, al momento del cambio della guardia. Esther. Che Dio vi protegga, Matteo. E tu credi che potrei andarmene, lasciandoti qui? Per me non è possibile, per me non importa. Andremo via insieme, Esther. Oppure ci fermeremo insieme, capisci? Giorno e notte, alla cava, nella baracca, io ti sento vicina e sento i tuoi occhi che mi guardano. È vero questo? Sì, Matteo, è vero. Va via, Matteo, ti prego, va via. Ricordati, sabato alle 3, non muoverti dall'ufficio di Schuster, scoppierà una mina. Schuster dovrà andare alla cava con l'autoambulanza. Sì. Devi seguirlo ad ogni costo. Non mi salverò senza di te. Sì, Matteo, ma ti prego, va via subito. Addio. Sta calmo. Tieni d'occhio il ponte. Avanti, spiegami. Dottore, è per il controllo. Il controllo? A quest'ora? Il controllo non si fa di mattina? Niente controllo. È l'infischio del controllo. Non spetta più a me il controllo. Il tenente dottor Schuster se ne va.
piangi, eh? Credi forse che verrà uno meglio di me? Non capisco. Ah, non capisci, poverina. Leggi. Il tenente medico Albert Schuster è trasferito alla seconda SS Panzer Division. Il tenente medico Schuster dovrà dare le consegne immediatamente e raggiungere la destinazione per la via più breve. Ho buona memoria, eh? Ma perché? Perché? La piccola Rosa di Gerusalemme domanda perché? Perché il tuo vecchio sporco ebreo che abbiamo impiccato non ha voluto obbedire. Ecco perché. E adesso vattene via. Vai via anche tu, altrimenti ti spezzo le ossa con le mie mani. No, dottore. Voglio restare qui con voi. Cosa? Ma guarda un po'. Piccola furba ebrea. Ho la dinamite. Io la passo a te e tu la passi agli altri. Ma lo sapete che quello è un po' matto, non ci dovete far caso. Ah, è matto, eh? Adesso gliela faccio passare io la pazzia. Vieni qua, sei matto. Presto, per l'amor di Dio. Thank you.
non c'è più. Io sono il tenente Schuster della seconda Panzer Divisione. Per me la guerra è finita. Morti e feriti alla cava. Non posso venire, mi dispiace per loro, ma non posso fare niente. Ma voi dovete andare. Questo vi servirà. Il comandante dovrà ringraziarvi, elogiarvi. Riferirà a Berlino e forse il vostro trasferimento verrà annullato. Forse hai ragione. Posso venire anch'io con voi? Andiamo. Presto, presto! Non pensare a me, addio. Siamo salvi, capisci?
Che silenzio. Forse stiamo sognando. No. Siamo usciti vivi da quell'inferno. Ma quell'inferno esiste ancora. Gli altri sono ancora laggiù. Un tempo io ti credevo un uomo che sapesse solo ridere del dolore degli altri. Un tempo ero così, Esther. Ma poi ho capito, vedi. È stato come un miracolo. E forse proprio tu l'hai compiuto. Fra poco è buio. Sì, aspettami qui, vado a cercare qualcosa da mangiare. No, no, ti prego. Ti prego, non lasciarmi solo, tanta paura, non voglio più separarmi da te. Fino a quando? Fino a che vivremo. Ti amo. Amare è una parola così nuova per me. Ma ora che l'ho detta, io sento che un peso enorme mi si è tolto dal cuore. Saremo felici. Esther, si può essere felici quando c'è tanto dolore nel mondo? Tienimi stretta vicino a te. Ho tanta paura, ho tanto freddo, forse non stiamo sognando, sai, Matteo? Forse esistono ancora nel mondo strade, città illuminate, gente che non vive solo di terrore. Le case, case dove qualcuno canta, bambini che ridono. Sì, Esther, andremo via da qui. Saremo felici anche noi. Dobbiamo esserlo. Esci fuori. Tu sei Matteo Blumenthal. Come lo sai? C'è la tua fotografia in tutte le piazze dei villaggi. 10.000 marche d'Italia a chi ti consegna. Ti chiamano il capo della rivolta. No, niente trucchi. Non temere. Là, dentro una buca, c'è un nostro deposito di armi. E sono venuto qui per portarle via. Stammi a sentire. Quella ragazza ed io veniamo con te. Rimarremo a combattere con voi. Ci basta rimanere insieme. C'è però un'altra cosa nel bando, e questa te la devo dire. Se per mezzogiorno non ti prendono o non ti fai prendere, ne ammazzeranno 100 dei vostri al campo. Lei, puoi salvarla? E tu che cosa vuoi fare? Rispondi, puoi salvarla? Io credo di sì. La nascondo nel carro. No. Portala in una casa sicura per il momento. E tu invece corri al comando del campo a denunciarmi. Sì, a denunciarmi. Io ti aspetto qui. E non temere. E ci sarò. Quei 10.000 marchi serviranno a te e agli altri. E a lei. E credi che i tedeschi pagherebbero dopo? E quei 100 laggiù? Anche se i tedeschi li risparmiassero oggi, credi che uscirebbero mai vivi dal campo? A che vale il tuo sacrificio? Pensa a vendicarli. Forse è un debito che io devo saldare da molto tempo. Devi denunciarmi. Ma io non ti denuncerò. Non ho la stoffa della spia neppure a fin di bene. Va, va, chiamala. Hai un po' di pane? Ah, sì. Torno subito.
ma non subito. Lascia che riposi ancora. È molto stanca. Sì, è meglio così. Spiegale tutto. Capirà. Sì, va bene. Glielo dirò. Questo non mi serve più. Addio. Addio, Blumenthal, e che Dio t'accompagni. Il mio cammino è finito.